alto livello di fede. Prego. No, ci sono più termini. Più termini. No, non si può dire quel brano, quell'altro. No, è un concetto globale. Bene. Il miracolo dunque della tempesta sedata ci è servito per capire questo particolare. Gli altri particolari li approfondiremo in paradiso. Per quanto riguarda l'indemoniato di Gerasa, è interessante notare alcune piccole cose anche qui. Luca adopera due vocaboli per indicare il maligno. Linea 81, linea 82. Diabolos e Satanas. Satanas è la grecizzazione della parola Satan, che è semitico. Satan sarebbe il rompi. Voi metteteci dietro quello che vi pare. Satan ha il compito, non è cattivo. Nell'Antico Testamento Satan non è cattivo, ma è quello che vuole che venga fuori l'autenticità delle cose. È un po' il Befera della situazione. Se voi leggete i primi due capitoli del libro di Giobbe, è interessantissimo. All'interno della corte celeste c'è un angelo che si chiama Satan, il quale dice a Dio, ma senti, dice, quel Giobbe là, veramente una persona in gamba, ma io temo che ti voglia bene, che sia fedele a te, perché tu lo hai colmato di benedizione, gli hai dato tutto. Gli hai dato intelligenza, ricchezza, figli, stima da parte di tutti. E credo ben che ti voglia bene. Dice, io vorrei metterlo alla prova. E allora Dio gli risponde, senti, non toccarlo, tocca solo i suoi beni. E Satan va, gli fa sparire tutti i cammelli, tutte le mandrie, i greggi, schiavi, raccolta di frumento e figli. E Giobbe continua ad essere fedele a Dio. Sto qua ritorna, Satan ritorna da Dio e gli dice, temo che fin quando non lo si tocchi nella sua pelle, quello lì resterà fedele a te. E allora Dio dice, va bene, dice, toccalo, ma non ucciderlo. Satan va giù e riduce il povero Giobbe a un colabrodo, tanto che lo troviamo sopra un letamaio con un pezzo di coccio che si gratta le rogne. E la moglie? Non c'è. E lui resta fedele ancora. Brontola, si arrabbia, ma resta fedele. Questo è Satan. Quindi se notate, è un qualcuno che vuole andare alla sostanza delle cose, vuole che emerga da te ciò che è autentico. È quello che ti impedisce di essere commediante della fede. Satan nel Nuovo Testamento prende invece un aspetto negativo. È quello che opera così, ma perché tu ti stacchi da Dio. Non è quello che mette alla prova perché emerga ciò che è autentico in te, ma ti mette alla prova perché tu tagli qualunque relazione con la divinità. Diabolos in greco invece vuol dire diaballo, è quello che ti mette il bastone, dia, ballo vuol dire lanciare, dia attraverso, è quello che proprio ti mette il bastone tra le gambe quando cammini. E quindi ti impedisce di camminare. Tenete presente che nel mondo orientale halak, camminare, indica il progresso morale. Noi infatti, se studiassimo un pochettino il mondo dell'epoca di Gesù, troviamo nella teologia rabbinica il Midrash
la ricerca halakha del cammino, che sarebbe l'approfondimento spirituale, l'impegno morale che un credente ha nei confronti di Dio. Quindi abbiamo spiegato queste due parole. Nel testi lucani, questo signor diavolo o Satana, che ruolo ha? Tenete presente, linea 84-85, che alla fine delle tentazioni di Gesù, e le tentazioni si trovano all'inizio della vita pubblica di Gesù, si dice che il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Al momento fissato, questo diavolo come entra in scena? Non tocca più direttamente Gesù Cristo. Ma alla linea 86-87 troviamo come entra. Allora Satano entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei dodici. E sappiamo poi quello che è successo, il tradimento e via discorrendo. Linea 87. Simone, Simone, Gesù che parla. Ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. Capite qual è il ruolo? Uccidere la fede. E Gesù prega perché la fede di Pietro, messo in crisi da Satana, questa fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Dunque, se notate, il demonio non agisce mai direttamente. È sempre tramite qualcuno. Non chiamate indemoniate queste persone, perché Pietro non si può chiamare indemoniato, e neanche Giuda. Ma il testo biblico mette in evidenza che Cristo ha dovuto riaspettarsi l'entrata in scena del demonio nella sua vita, non in forma diretta come è successo per le tentazioni, ma in forma indiretta attraverso le altre persone, tra l'altro quelle vicine a lui. Quelle vicine a Cristo. È un mondo un po' strano. Noi abbiamo fatto, se vi ricordate, Tobia. Il libro di Tobia l'abbiamo letto. In questo caso, Raffaele, l'arcangelo Raffaele, che sembianze aveva preso? Di un amico, di Azzaria. E Azzaria fa il viaggio con Tobia, vanno ad Ecbatana, recuperano i soldi, Tobia si sposa, torna a casa e via discorrendo. Il demonio esiste, ma anche l'angelo esiste. Ma non pensiate di vedere un bel essere alto 2 metri, con la veste bianca, le ali bianche, i capelli biondi a ciondolo con gli occhi celesti, quello è l'angelo, mentre dall'altra parte c'è una capra con corna alla coda a punta, i denti canini, l'alito rovente come quello di un drago. No. Il testo biblico in forma molto semplice dice, guarda, l'angelo esiste e ti viene incontro attraverso le persone, il demonio esiste e ti viene incontro attraverso le persone. Penso che se con questo parametro noi riesaminassimo alcuni episodi della nostra vita, potremmo dire che un angelo ci è passato vicino e che anche qualche demonio ci è passato vicino. Non dimenticatelo. L'angelo agisce attraverso le persone che sono vicine a noi, il demonio anche. Satana entrò in Giuda. Certamente Gesù non ha un buon rapporto con questo signore, perché ogni volta che Gesù lo incontra, lo caccia. Ci sono diverse testimonianze, io ve ne ho messe solo 2 alla linea 90 per spiegarvi che gli esorcismi e le guarigioni nel mondo biblico sono messe sullo stesso piano, perché nel mondo biblico anche la malattia è presieduta da un demonio.
E quindi guarire un malato vuol dire ridurre il campo di dominio che il demonio ha in questo mondo. Traduciamo. Ovunque c'è male, c'è la presenza del maligno. Più tu riduci il male di questo mondo, più tu riduci il campo di influenza che il maligno può avere. Perciò fare del bene non è un optional per diventare santi. Per cui uno può farlo, ma se vuole può anche non farlo. No, il compito di ogni credente è continuare l'opera di Cristo. Lì dove c'era Cristo il maligno non c'era. Consigliare un dubbioso, tenere compagnia una persona sola, aiutare chi ha bisogno, istruire l'ignorante, non dimenticare i vecchi, stare vicino a chi soffre, è un modo per essere presenti in modo che l'altro non sia presente. Detto in termini sapienti, tutti siamo esorcisti. Questo non significa che noi dobbiamo fare gli esorcismi rituali. No, nessuno li fa. Ma noi abbiamo questo compito. Si arrangi il vescovo a delegare chi vuole. Noi non siamo delegati, ma il compito di ogni cristiano è proprio questo: occupare con il bene quegli spazi che invece il male occupava prima. Teniamo presente anche altri elementi dentro a questi racconti. Il miracolo che Gesù fa di acquietare il cosmo lo fa senza la fede dei discepoli. Il miracolo di guarigione dell'indemoniato Gesù lo fa senza la fede dei discepoli. Senza la fede dell'indemoniato. Dunque Dio può fare i miracoli senza la fede di nessuno. All'emorroissa invece dice: tua fede ti ha salvato. Allora diciamo così, se vogliamo tirare una breve conclusione, una breve riflessione. La nostra fede è come se fosse una realtà facilitante perché Dio entri nella storia e manifesti il suo segno. Ma ricordiamoci che Dio può manifestare il suo segno indipendentemente dalla nostra fede. Bene. Prego. Non è che lui si muova, lui si muove dappertutto sempre, neanche i ceppi riescono a tenerlo fermo. Leggiamo: quando vide Gesù gli si gettò ai piedi urlando e disse a gran voce: che vuoi da me? Ecco, allora possiamo fare una piccola riflessione. Mettiamo accanto le due figure, il demonio e l'emorroissa. Da che parte ci mettiamo noi più volentieri? L'emorroissa. E a questa Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Qui no. Io sto al testo, non sto... Poi cos'è successo nella realtà? Io non lo so. Io ho un testo. E questa è la parola di Dio, è questa che io devo capire. Cosa poi per davvero sia successo là, io non lo saprò mai. Può darsi che l'indemoniato fosse ricco di fede, che ne sappiamo noi. Qui non è registrato. C'è un piccolo particolare da sottolineare, nel fatto che questo demonio si chiami Legione e che poi vada a finire nei porci.
Allora, qui c'è un problema molto delicato, dove neanche i biblisti sono tutti d'accordo, ma si può dire con sicurezza questo. Certamente questo nome, questo legione, indica una presenza massiccia del demonio in questa persona. Non a caso, alla linea 91, quando Gesù manda i suoi discepoli a compiere la loro missione, dice il testo, Gesù dà o diede ai dodici il potere, l'autorità epipantata daimonia su tutti, nessuno escluso. Panta vuol dire proprio la globalità. Ma poi sotto sotto, i biblisti sono sempre in fermento. In Palestina era di stanza la decima legio fretensis. I suoi soldati in genere provenivano dalla decima legio augustea, Triveneto. Questo spiega perché non conoscevano l'aramaico, ma conoscevano il friulano, il veneto, che ne so, l'aramaico no. E infatti, quando voi siete stati in chiesa o andrete in chiesa, sentirete che Gesù oggi, morendo, dice Eloi, Eloi, lama sabachthani, e chi era ai piedi dice invoca Elia. Vuol dire che non conosceva l'aramaico. Ora, tutti gli ebrei conoscono l'aramaico. Quel soldato lì no. Chi era? Un romano. Era probabilmente tuo bisnonno. La decima legio fretensis aveva come insegna il maiale. Capite l'ironia che c'è sotto? Il demonio si chiama Romani. E cosa meritano i Romani? Ciò che hanno nelle loro insegne. Capite che c'è dell'ironia? Non è evidente, ma chi legge con gli occhi disincantati come facciamo noi, diciamo, orco canno, qui è andato giù un po' pesante. Si vede che Luca non apprezzava il dominio romano. Al di là di questa piccola curiosità, perché venne cacciato nei porci? Boh, non lo riusciremo mai a capire. Probabilmente perché il maiale era ritenuto il massimo dell'impurità. E gli ebrei non lo mangiavano, e neanche oggi. E il demonio è fondamentalmente, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, omicida fin dal principio, è colui che è associato alla morte. E dunque è chiaro che il suo luogo è quello di essere in una realtà che è senza vita. Il maiale rappresenta questa realtà senza vita. Qualche altro neotestamentarista invece evidenzia questo fatto, dice, guardate che prima, poco prima, il demonio dice non cacciarvi nell'abisso. L'abisso è un vocabolo che indica la morte. E allora, questi porci che si buttano nell'acqua, cosa rappresenterebbero? Può darsi che rappresentino l'abisso. Io direi, da buon vetero testamentarista, io non sono neotestamentarista, direi siamo un pochettino prudenti. Il dato oggettivo è che il demonio viene cacciato dall'uomo, ma non viene cacciato dalla storia. Da qualche altra parte è presente. Non ha più dominio sull'uomo.
Questo è il dato reale, che poi dietro a questo dato reale ci siano anche altri significati simbolici, io non lo escludo. E quindi ascolto quello che mi dicono i miei colleghi neotestamentaristi. Personalmente però mi fermerei lì. Il fatto che l'umanità sia liberata dal dominio del demonio non significa che il demonio sia sparito dalla storia. Gesù in un'occasione fa un discorso un po' impegnativo e dice che il demonio viene cacciato dall'uomo, ma poi prova nostalgia e tenta di ritornarci. E se riesce, la condizione di quell'uomo diventa peggiore della condizione precedente. Per questo motivo io leggerei il testo e mi fermerei in questa lettura, cioè l'uomo può essere liberato dal male, però il male per questo non cessa di esistere fin quando c'è storia. Ci fermiamo qua perché sono le 11:30. Il resto era superabbondanza, ma lo faremo ancora più avanti. Buona Pasqua!